Thank you, John. Mr. President. Le rispondo molto volentieri. Naturalmente numeri e definizioni di importanza sono tutti da verificare. Vede, l'impianto sanzionatorio deciso è pienamente operativo in Italia. E lo è con rigore e severità. È una posizione, è una decisione politica che ha assunto il governo italiano assolutamente chiara alle aziende che hanno base in Italia. Molte di esse hanno deciso in autonomia di interrompere le attività nella Federazione Russa, altre hanno sospeso queste attività. Nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e dell'economia di libero mercato che in Italia vigono e che vengono rispettate in Italia, le une e le altre, le regole dello Stato di diritto, le regole dell'economia di mercato, comuni anche ad altri paesi, le imprese nella loro autonomia si regolano di conseguenza, così come avviene in altri paesi. In tutti gli altri paesi che hanno allo stesso tempo modo un'economia di mercato. E la Repubblica Italiana ha contribuito alla definizione delle sanzioni, ha contribuito da protagonista, le sta applicando, attuandone con assoluto rigore. È pronta a eventuali altre sanzioni, senza alcuna esitazione. Questa posizione è chiarissima a chiunque.